ultima giornata Super Cup, Sporting Vaticano contro Selezion. Una fase iniziale del secondo tempo, il risultato viene in vantaggio o perlomeno in pareggio alle due squadre, 2-2 il risultato. Silvestri, la sciabolata, cercare Ciachi in penetrazione, poi Basile tenta il tunnel su Armando Silvestri, poi ancora Luca Silvestri, il dribbling non è riuscito questa volta, Basile a cercare Carlo Coppola, sbaglia ancora il passaggio, Luca Silvestri tra le linee a cercare De Vivo, poi Catone mette fuori Manuele Esposito, interviene benissimo, poi Scala, Silvestri ancora, poi il colpo di testa di Scala che viene però superato dalla traiettoria, Catone, poi Armando Silvestri ancora, possesso palla, tenta il dribbling su Carlo Coppola, gli riesce però il pallone finisce sul fondo, sul fallo laterale, scusatemi. Catone per Basile, spalle alla porta, interviene Manu Esposito, mette in fallo laterale Basile a cercare Scala, bellissima questa palla per Scala, Scala lascia sul posto Ciachi, mette al centro e poi infine il pallone finisce sul fondo. Esposito ancora, serve Ciachi, interviene Scala, dalla parte opposta a servire Armando Silvestri. Silvestri lunga questa volta, scambio tra fratelli, infine il pallone finisce in fallo laterale a favore della selezione che quindi si tiene in avanti. Palla al centro, interviene Carlo Coppola, ripartono adesso gli Sporting Vaticano, Esposito di primissima intenzione, poi De Vivo. De Vivo, il dribbling, De Vivo si presenta davanti a Teti, tenta il tocco sotto, Teti fermissimo sulla sua posizione, poi Esposito in mezzo a due, il colpo di tacco di Carlo Coppola, poi palla ancora al centro, c'è chi Carlo Coppola, Ciachi anticipa benissimo, Luca Silvestri, serve il fratello Armando, Armando al centro a servire De Vivo non si gira benissimo, poi ancora Silvestri anticipato in fallo laterale, ma che bella partita quella tra le due compagini che tra l'altro rappresentano un esempio di amicizia profonda fuori dal campo. Luca Silvestri a cercare De Vivo, corpo all'indietro, il pallone preso malissimo, tentativo di incrociare sul secondo palo, finisce altissimo. Catone lentamente cerca di far respirare i suoi, poi serve benissimo Scala liberissimo di fare ciò che crede il più possibile. Che palla per Basile, e si mangia un gol già fatto, ma bellissima l'intenzione di entrambi i partecipanti all'azione. Ancora Luca Silvestri a centrocampo, serve Manu Esposito, questa volta costretto a salire, Esposito lo spazio per il tiro, serve De Vivo, il tiro ed è un gol di Marek De Vivo. Che cos'è? 3-2, quindi Selezion. Vediamo qui il collegamento.